possiamo finalmente commentare una bella sentenza che si applicherà nella Civis di Padova, che è la sentenza del Tribunale di Milano che ha obbligato Civis, che obbliga Civis a parametrare i suoi livelli retributivi a livelli retributivi finalmente in linea con la possibilità per il lavoratore di avere una vita libera e dignitosa per lui e la sua famiglia. Da dove partiamo? Partiamo dall'articolo 36 della Costituzione, che prevede appunto imperativamente per tutti i lavori che essi diano una retribuzione tale da rendere il lavoratore possibile una vita dignitosa per lui e per la sua famiglia. Il Tribunale di Milano, con la nuova sentenza, si è pronunciato ancora una volta sulla nullità del contratto collettivo applicato nella Civis, che ha permesso fino a prima una retribuzione di soli 700 euro di paga base. La retribuzione prevista, abbiamo detto, in questo contratto collettivo, che non è rinnovato da ormai 10 anni, prevede appunto questa retribuzione veramente ridicola per un lavoratore a tempo pieno, e che pertanto, per poter arrivare ad una retribuzione sensata di 1200-1300 euro, è obbligato a fare ogni anno anche fino a 1000 ore di straordinario, che vuol dire, tolte le ferie, più di 100 ore al mese, quindi 250, 270, 280 ore di lavoro ogni mese, e quindi 12, anche 12 ore di lavoro al giorno. E il giudice, finalmente, anche per Padova, ha obbligato Civis a pagare le differenze retributive tra il contratto collettivo che è in essere, al contratto collettivo previsto per i portieri, e quindi con retribuzioni di 1100, 1200, 1300 euro al mese per 14 mensilità, e quindi con una differenza per ogni singolo lavoratore di quasi 400 euro lordi ogni mese, oltre allo straordinario. Il giudice ha valutato questi elementi nella sua sentenza, cioè il fatto che non sia possibile, non sia corretto obbligare un lavoratore a 12 ore di lavoro al giorno per arrivare ad uno stipendio che permetta di pagare l'affitto, pagare le bollette e comprarsi qualcosa da mangiare, perché poi in realtà null'altro di più si può qui con 1200 euro al mese. Inoltre il giudice del lavoro del Tribunale di Milano, che abbiamo adito per ragione di competenza territoriale, ha sancito pure l'illegittimità del comportamento di Civis, che dimenticava di pagare la carenza malattia, cioè l'integrazione rispetto a quanto pagato dall'INPS, nei primi giorni di lavoro, condannando quindi Civis anche a pagare le differenze sulla malattia che si sono verificate nel periodo di lavoro. Questa è una sentenza per noi estremamente importante, perché rende finalmente giustizia a dei lavoratori obbligati a turni massacranti per arrivare a mettere insieme il pranzo con la cena. Noi crediamo che sia un passaggio fondamentale della lotta dei lavoratori della vigilanza, e ovviamente cercheremo di riproporre tutta questa teoria, questa vicenda e questa lotta per tutti i lavoratori della vigilanza del nostro territorio.